Ok, abbiamo fatto anche qua la diminuzione, vedete? Adesso andiamo alla terza catena iniziale, 1, 2, 3 e facciamo, chiudiamo con la maglia bassissima. Scusate, non ho messo le due catenelle, 1 e 2. Devo mettere la terza catena iniziale, la maglia bassissima. Ok, vedete? Abbiamo diminuito. Adesso abbiamo già fatto 1 e 2 diminuzioni, facciamo la terza, sempre uguale come prima, per cui 3 catenelle, 1, 2 e 3. Andiamo nella seconda maglia alta e facciamo una maglia alta. 1. Andiamo nella terza e facciamo la terza maglia alta. Poi andiamo nella quarta, facciamo la maglia alta. Scusate. Quarta. Andiamo nella quinta, facciamo una maglia alta. Allora, siamo 1, 2, 3, 4 e 5. 5, allora, in questo invece sono 8, se non ricordo male, 2, 4, 6, 8. Facciamo un'altra maglia e siamo a 6, ok? Perché prima erano 8, ora devo 9, 8. 2, 4, 6, 8, devono essere 7, 2, 4, 6. Adesso prendiamo il nostro filo e andiamo al centro, sempre tra la 8 e la, no, scusate, 2, 4, 6, 8, tra la 7 e la 8. Andiamo nel centro, scusate che anch'io, come voi, mi perdo ogni tanto, e facciamo la nostra maglia alta. Vedete? Abbiamo diminuito, per cui sono 2, 4, 6, 7. Ok, di nuovo 2 catenelle e facciamo di nuovo il nostro lavoro. Una magliata nella prima magliata. Andiamo nella seconda magliata, facciamo la seconda magliata. Andiamo nella terza, facciamo la terza magliata. Andiamo nella quarta e facciamo la quarta magliata. Poi la quinta. Poi la sesta. E adesso facciamo la diminuzione. Andiamo nel centro qui, vedete, e facciamo la nostra maglia alta. Così. Ok? Di nuovo 2 catenelle e facciamo tutto il giro così. A dopo. Ok, siamo all'ultimo del giro, vedete 2 catenelle, alla terza catenella iniziale chiudiamo il giro. Ok. Vedete come inizia a diventare cappellino? Eh? Vedete com'è bello? Adesso poi ve lo faccio vedere ancora meglio. Allora, adesso dobbiamo praticamente fare diversamente. Ogni maglia alta facciamo una mezza maglia alta, per cui facciamo, anzi, scusate, facciamo una catenella, ok? Rientriamo nella stessa catenella. Scusate, non vi ho fatto vedere. Allora, una catenella, ok? Prendiamo il filo, rientriamo e facciamo una mezza maglia alta. Ok, 1. Entriamo nella seconda maglia alta sottostante e facciamo di nuovo, vedete? Un'altra mezza maglia alta. Facciamo tutto il giro con le mezze maglia alte, vedete? Ogni maglia alta una mezza maglia alta. Così. Vedete? Così. Facciamo tutto il giro, va bene? Così. Ogni maglia alta, vedete? Qui. Siamo già, vi dico, abbiamo fatto una. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 mezze magliette, ok? Andiamo nella maglietta qui e facciamo la nostra mezza maglietta, ok? Praticamente si incomincia a chiudere il lavoro, ok? Poi andiamo. Vedete qua nel foro facciamo una mezza maglia alta. Andiamo di nuovo nel foro e facciamo la seconda mezza maglia alta perché lì erano 2 catenelle, ok? Poi andiamo nella maglia alta e facciamo mezza maglia alta. Di nuovo nella maglia sottostante sempre una mezza maglia alta. Vedete, ogni maglia alta sottostante una mezza maglia alta. Prendiamo il filo. Entriamo e facciamo la nostra chiusura, vedete? Così. Deve venire così il lavoro. Ok? Non so se vedete bene. Sì. Ok. Fate tutto il giro così e poi ci vediamo alla fine del giro.
Ok, ho finito il giro, vedete, dentro il foro ho fatto le due maglie, menze magliette, adesso diamo nella prima menza magliette e facciamo la nostra chiusura, vedete? Ok, adesso cosa facciamo? Adesso praticamente dobbiamo fare, questo è il primo giro, secondo giro e terzo giro, così di nuovo. Prendiamo una catenella, prendiamo il filo, rientriamo nello stesso punto che abbiamo fatto la catenella, vedete? Abbiamo chiuso e facciamo la nostra menza maglietta. E poi di nuovo, ogni menza maglietta sottostante facciamo una menza maglietta. Ok? Così, vedete? Ogni menza maglia sottostante, ok? Perché adesso dobbiamo formare il nostro base del cappellino. Ok, così, vedete? Fate, uno l'abbiamo già fatto, due, in tutto due giri, ok? Totale due giri, più uno che abbiamo fatto, rimesso sono tre. Ok, abbiamo fatto, vedete, tre giri a maglia bassissima, scusate, tre giri a mezza maglia alta, ok? Adesso facciamo uno, due e tre. Ok, perché qua abbiamo assestato il lavoro. Adesso dobbiamo iniziare a diminuire dei punti, perché vedete che è un po' largo, ok? Poi dipende dalla vostra testolina, dovete sempre provarlo. Io per ancora è largo, per cui iniziamo a diminuire qualche punto. Allora cosa facciamo? Questa è la prima maglietta, andiamo nella seconda e facciamo una maglietta. Andiamo nella terza, facciamo una maglietta. Andiamo nella quarta, facciamo una maglietta, ok? Una maglietta. Adesso iniziamo a togliere due punti. Prendiamo, allora andiamo nella maglia successiva, vedete? Facciamo una mezza maglietta. Prendiamo il filo, andiamo nella maglia successiva e facciamo un'altra mezza maglietta e lo chiudiamo insieme, ok? Di nuovo, adesso quattro magliette. Allora, uno. Andiamo nella seconda, due, andiamo nella terza, facciamo la terza magliata e nella quarta magliata, ok? Ogni quattro magliate noi iniziamo a diminuire di due punti, per cui prendiamo il filo, andiamo nella maglia sottostante, vedete? Qui facciamo una mezza magliata, prendiamo il filo, andiamo nella catenella, vedete qui, sottostante. Entriamo e facciamo un'altra mezza maglietta e chiudiamo tutte e tre, ok? E abbiamo già fatto due punti in meno. Poi di nuovo 4 magliette, 1, 2, 3 e 4. Adesso diminuiamo, prendiamo il filo, andiamo nella maglia sottostante, facciamo una mezza magliata, prendiamo il filo, andiamo nella maglia successiva, vedete, e facciamo una seconda mezza magliata. Adesso le chiudiamo tutte e tre, ok? Così. Continuiamo il giro, facciamo tutto il giro così. Ogni quattro maglie alte dobbiamo diminuire due punti. Una mezza maglia alta, poi la seconda mezza maglia alta e poi chiudiamo tutte e tre. Ok? Così. Facciamo per tutto il giro. Ok, abbiamo fatto, vedete, le due maglie chiuse insieme, poi 1, 2, 3, 4. Adesso a noi ci rimane 1, 2 e 3. Ok, li chiudiamo tutte insieme, per cui entriamo nella prima, facciamo una mezza maglietta, prendiamo il filo, andiamo nella seconda, facciamo una mezza maglietta, prendiamo il filo, andiamo nella terza e facciamo una mezza maglietta e sono quattro, vedete? E chiudiamo tutte insieme. Andiamo adesso nella terza catenella iniziale 1, 2, 3 e chiudiamo con la maglia bassissima. Ok, così, vedete che bello? Inizia a formarsi il nostro cappellino. Adesso cosa facciamo? Di nuovo 1, 2, 2, scusate, 2 e 3. Adesso andiamo nella prima maglietta e facciamo una maglietta e siamo a 2. Andiamo nella terza e facciamo una maglietta, ok? Anzi, facciamo così perché abbiamo qui la chiusura insieme, per cui dobbiamo lavorarlo. Allora, facciamo così, facciamo solo due magliette, vedete?
due magliette, poi andiamo nella terza maglietta sottostante, facciamo una mezza maglietta, ok? Prendiamo il filo, andiamo nella maglia sottostante, facciamo una seconda mezza maglietta e chiudiamo tutte e tre, ok? Se prima facevamo ogni 4 magliette, adesso li facciamo ogni 2 magliette, ok? Prendiamo il filo, andiamo nella maglia successiva, vedete dove ci sono le due chiusure, prendiamo, entriamo qui e facciamo la nostra maglietta. Una. Andiamo nella successiva maglietta sottostante, facciamo la seconda maglietta. Adesso di nuovo chiudiamo insieme. Come? Prendiamo il filo, andiamo nella maglia sottostante, facciamo una mezza maglietta, prendiamo il filo, andiamo nella maglia sottostante, vedete? E facciamo la seconda mezza maglietta. Adesso li chiudiamo tutti insieme. Vedete? Poi facciamo di nuovo una maglietta, una. E andiamo, vedete che c'è le due magliette insieme chiuse? Andiamo qua e facciamo una maglietta. Ok? Così. Facciamo tutto il giro così. Ok, ho fatto le due maglie insieme, chiuse insieme. Adesso qua mi è rimasto una maglia e la facciamo una maglietta normale. Ok? E chiudiamo la terza catenella iniziale. Allora, io volevo dire una cosa. Se per voi già, aspetta, vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Ok. Se per voi è ancora largo, come la mia ancora è largo, lo stringete sempre finché vi arriva la misura perfetta. Ok, io per esempio adesso ancora lo stringerò un altro passaggio, per cui faremo di nuovo 1, 2 e 3. Chi gli va bene lo lascia così e poi continua per quello che vi dico. A chi non va bene, continua, che è ancora largo, continua come faccio io. 3 catenelle, poi andiamo nella seconda maglietta e facciamo di nuovo una maglietta e di nuovo chiudiamo, ok? Andiamo nella prima dove abbiamo già chiuso, andiamo nella prima sottostante, vedete, dove abbiamo già chiuso le due magliette, facciamo una mezza maglietta, prendiamo il filo, andiamo nella seconda e facciamo un'altra mezza maglietta e chiudiamo tutte insieme, ok? Di nuovo due magliette normale, una e due, ok? E due. E di nuovo prendiamo nella maglia successiva sottostante. Ah, ecco, forse non riuscite a vedere bene. Okay, così almeno vedete bene. Entriamo e facciamo una mezza maglietta. E sì, poi prendiamo il filo, andiamo nella maglia sottostante di nuovo e facciamo la seconda mezza maglietta. Adesso li chiudiamo tutte insieme. Praticamente rifacciamo il giro ogni due maglie normale alte, chiudiamo due maglie insieme, ok? Provatelo però il cappellino, perché se vi sta bene, poi seguite quello che vi dirò. Adesso io lo faccio vedere ancora perché ancora mi sta largo il cappellino, per cui stringo un altro po'. Però lo ripeto, chi va bene si ferma un attimo e che segue a quello che vi dirò, ok? Ok. Adesso io, anzi, ve lo faccio vedere. Ho fatto una maglietta, vedete? Adesso facciamo la seconda e faccio la terza. Ok? Adesso andiamo alla terza catenella iniziale, 1, 2, 3 e facciamo una maglia bassissima. Adesso per me faccio un altro giro e faccio qualche punto in meno, ok? E sì, toglierò qualche punto ancora. Voi provatelo, se vi va bene lasciate così e poi vi dico come continuare. Io un altro giro lo toglierò qualche punto, ok? Ok, vedete? Io lo vi faccio vedere, tolgo questo, ok. Vedete come l'ho fatto diventare piccolino? Vedete com'è bello? Ok, adesso io cosa faccio? Io l'avevo fa ho fatto un ultimo giro come vi avevo detto, però questa larghezza per me è perfetta. Adesso per fare dei bordini facciamo così. Allora, facciamo un giro di maglie basse. Prendiamo una catenella. Aspetta che vi avvicino, era solo per farvi vedere come veniva il cappellino. Adesso vi metto bene. Allora, una catenella, entriamo di nuovo dove abbiamo fatto la catenella e facciamo una maglia bassa, ok? Facciamo così per tutto il giro. Ogni maglietta sottostante una maglia bassa, ok? Cerchiamo di fare
bordino. Adesso serve questo, vedete? Ogni maglia bassa, maglia sottostante, una maglia bassa. Dove vedete, vedete che qua c'è le due chiusure insieme. Non fa niente se è un po' largo perché giustamente viene presa qua. Andate direttamente nella catenella successiva, ok? Vedete così. Perfetto, vedete come viene? Ogni catenella sottostante una maglia bassa. Vedete? Tutto intorno così. Vedete qua? Passate qui. E questo è il lavoro. Vedete? Facciamo tutto il giro così e poi vi dico cosa fare. Ok, finito il giro, andiamo sulla maglia, vedete qui? Nella prima catenella facciamo la maglia bassissima. Allora, io vi dico di fare un altro giro di maglie basse, ok? E poi niente, finiamolo così perché è proprio bello, vedete? Facciamolo, vedete come viene? Tipo chiamiamolo basco, così, vedete come viene bello? Adesso vi allontano e così lo vedete bene. Vedete come viene bello? Così. Vedete? Così. Ok? Vedete come viene il nostro cappellino. Ok. Niente. Fate un altro giro di maglie basse e finiamo il lavoro. Ok, lo faccio anch'io così almeno finiamo il lavoro insieme. Ok, vedete? Fatto l'ultimo giro. Vedete come è venuto bello? Ok? E questo è il nostro cappellino. Vedete com'è bello? Proprio bello, eh? Abbinato alla sciarpa che abbiamo fatto, è un bel cappellino. Allora, io spero che vi sia piaciuto anche questo tutorial. E sono contenta intanto che siete in tanti, ve lo ripeto sempre, che mi seguite, che siamo sempre insieme, ci aiutiamo in qualsiasi progetto che vogliamo fare e sono veramente felicissima. Grazie di tutto e un bacio da Stellina. Al prossimo tutorial.